ripeto, non me la sento di pronunciare giudizi, io faccio soltanto un ragionamento, mi sembra difficile che possa essere stata la Russia, perché il Nord Stream 2 è costato circa 12 miliardi di dollari e la metà di questi miliardi ce li ha messi la Russia, tra l'altro chi è proprietaria del condotto è proprio la Russia, quindi non riesco a vedere quale interesse possa avere la Russia a danneggiare le proprie stesse strutture quando può tranquillamente limitarsi a non inviare il gas. Ma quindi secondo lei si è fatto qualche altra idea, escludendo che sia stata la Russia? Non me la sento di espormi in questo momento, perché poi perché lei capisce che siamo tutti sotto pesantissima propaganda, quindi è difficile anche avere accesso a informazioni certe, no? Per esempio io che sono uno studioso, e quindi questo è un ragionamento da studioso, e sono in grande difficoltà perché sono stati oscurati i siti russi, i giornalisti russi in Italia non hanno più diritto di parola, e questo per un professore universitario, per chi fa ricerca è un grande problema, perché ne viviamo di informazioni, perciò non poter avere quelle fonti di informazioni anche per me è un grosso limite, perché ho più difficoltà a formarmi un'opinione indipendente, autonoma, e a crescere la quantità di informazioni di cui devo disporre per poter rispondere a domande come la sua. Mark, tu che dici? Che cosa è successo? Beh, io, se volete, accodandomi al professor Orsini, come dire, mi rifiuto di dare la mia opinione, ma vi posso dire di quello che si dice qui. Per Mosca qui non c'è alcun dubbio, anzitutto è stato un sabotaggio, ma su questo siamo tutti d'accordo, perché lo dicono anche gli occidentali, i danesi, i tedeschi. Solo un sabotaggio può aver messo fuori uso contemporaneamente in tre punti diversi le tubature sottomarine dei due gasdotti, il Nord Stream 1 e il Nord Stream 2, nelle acque del Mar Baltico. Va ricordato che il Nord Stream 2 non è mai realmente entrato in funzione, sì. E il Nord Stream 1 di fatto non funziona da parecchio tempo, perché le turbine alcune turbine che erano andate fuori uso erano state inviate in Canada per riparazioni, ma a causa sanzioni occidentali tardano a tornare, e quindi di fatto i volumi del Nord Stream 1 sono ridotti al lumicino. Altra notizia, i sismografi danesi avevano registrato due scosse di magnitudo 1.9 del tutto compatibili con delle esplosioni all'ora esatta e nel punto in cui si sono verificate le tre gigantesche falle che stanno provocando la fuoriuscita di immense quantità di gas che stanno emergendo in superficie. Pensate, si sta parlando di circa 500 milioni di metri cubi per un valore di circa 800 milioni di euro. La conseguenza di tutto questo è stato che alla borsa di Amsterdam il prezzo è schizzato a 210 euro al megawattora. Quindi bisognerebbe cominciarsi a chiedere anche a chi è convenuto tutto questo, a chi sta giovando. C'è anche chi fa notare qui che alcuni giorni fa erano state segnalate e viste sui radar unità navali americane e polacche che incrociavano a poca distanza dall'isola danese di Bornholm. Qui a Mosca si insinua che sono troppe coincidenze per non essere soltanto una casualità. E questo farebbe capire che, insomma, ma si dice esplicitamente, si accusa che i russi sospettano pesantemente un'azione per liberare completamente in prospettiva la dipendenza della Germania soprattutto dal gas russo. Beh, così però non è che la liberano, perché provocando una falla nel gasdotto che porta il sì, però diciamo quello che dice Innaro è logicamente molto coerente, perché se tu distruggi quei gasdotti la Germania non ha alternative ad acquistare il gas magari da altri paesi che sono paesi occidentali. Penso che Innara intenda dire questo, che se tu distruggi i gasdotti che portano il gas dalla Russia, il gas dalla Russia non lo puoi più comprare.